Dottor Diodoressa, ci parli del suo contributo nel campo alimentare. Io ho dato un forte contributo nel campo alimentare perché da bambino della fine scuola materna, inizio scuola elementare, mi venne in mente di aggiungere la cioccolata al latte. Io sono del 73, quindi nel 77-78, visto che mia zia è una provetta cuoca, molto brava nella preparazione dei dolci, aggiunse appunto alla cioccolata tradizionale, che era una cioccolata amara, aggiunse il latte. Quindi nacque la cioccolata al latte. E nonno materno, nonno Francesco, lui è ingegnere meccanico della Fiat. Appunto mi fece disegnare Francesco tedesco. Mio nonno materno si chiamava Francesco Morgillo, però per sfuggire alla guerra venne in Italia. In Italia dalla Germania, aveva un altro nome, si chiamava invece di Francesco Franz, che è un nome tedesco, e un altro cognome molto noto nel campo della meccanica. Quindi disegnai le barrette della Kinder, feci questo disegno caratteristico, nacque la parola Kinder perché appunto in tedesco Kinder, bambini, si dice Kinder. E quindi nacque la Kinder e scegliamo come amministratore delegato appunto una persona di Torino, il signor Ferrero, una persona piemontese, il signor Ferrero. E successivamente brevettammo vari tipi di cioccolate, di appunto di prodotti della Kinder, tra cui oltre a Kinder cioccolato, che molto riuscito anche la confezione, disegnai Kinder Sorpresa. Praticamente da bambino le uova non erano vuote, c'erano degli ovetti ma erano pieni, e appunto mi venne in mente questo tipo di cioccolata Kinder Sorpresa, dentro cioccolata al latte bianco e fuori cioccolata al latte però scura. E nonno era ingegnere, progettò appunto questi ovetti all'interno, che molto molto riusciti, sono molto ben voluti dai bambini, comprano molto volentieri. Un altro brevetto che abbiamo fatto con nonna materna, quindi nonna Antonietta e zia Francesca e mamma, è la Nutella, che appunto io sono nato a Praia a Mare, in provincia di Cosenza nel 73. E nonna venuta dalla Germania, venne vicino a Caserta, in Valle di Suessola, e molto presente nel nostro territorio sono le nocciole. E appunto allora, a quel tempo, quindi potevo avere 8 anni, 7-8 anni, 9 anni massimo, mio zio Nicola, e quindi il fratello di mamma, stava nel campo delle carni, quindi ci portava spesso il sangue del suino, e si faceva un dolce campano appunto insieme al cacao, che era molto simile alla Nutella. Allora mi venne in mente di mettere un'azienda proprio in questo settore, e nonno mi fece presente che non si poteva fare un'azienda con latte suino. Decidemmo appunto di creare la Nutella con degli ingredienti, modificando una ricetta particolare, una ricetta segreta, e appunto ci mettemmo le nocciole campane del Nolano l'olio di palma, che è un olio caratteristico, diverso dall'olio d'oliva, e nacque la Nutella. Adesso a livello innovativo si sta creando della Nutella con le mandorle, che in fase abbastanza avanzata dovrebbe essere venduto nel mercato africano. Quindi siamo in questo settore. E perché praticamente agli africani piace molto, piace di più, quindi dovrebbe andare lì. Ma anche in Italia è abbastanza, si proverà questa ricetta particolare, la stessa ricetta della Nutella, invece di mettere le nocciole ci mettiamo le mandorle. Uno stabilimento che sta in Campania è a Sant'Angelo dei Lombardi, dove si producono proprio i prodotti della Kinder. Nel campo alimentare è molto importante anche il prosciutto dolce, perché quando ero bambino io non esisteva il prosciutto dolce. Il bambino si parla di 10 anni, 11 anni, quindi nell'83-84, e appunto andavamo con i miei genitori, mi portavano la domenica a Lauria, in provincia di Potenza, perché vicino Praia a Mare, e lì conoscemmo una famiglia
che ho perso di vista, che non so più dov'è, è la famiglia Greco, e appunto ogni anno ci dava un prosciutto che noi compravamo, perché lì vivono le tradizioni, e questo prosciutto era salato. Mi venne in mente di aggiungere il dolce con una tecnica particolare, e nonno materno, siccome è ingegnere della Fiat, però aveva avuto grossi problemi perché è sfuggito dalla guerra, non lo pagavano, quindi lavorava, faceva i progetti delle macchine, però aveva molte difficoltà. E appunto si mise a fare il commerciante di bestiame. E il Vaccaro. Quindi, il Vaccaro, sì. Il commerciante, il Sanzano, si dice in dialetto. Praticamente il commerciante, sì. E quindi, siccome ne capiva di queste cose, inventammo appunto il prosciutto dolce. Che decidemmo di mettere, diciamo, questa attività nel Veneto, quindi nacque il San Daniele, e successivamente questo brevetto fu dato al consorzio di Parma, quindi Parma e San Daniele. E un altro ma gli indiani che hanno il prosciutto hanno venduto? No, è italiano, il prosciutto dolce è italiano. Un altro innovazione nel campo alimentare, una piccola grande innovazione è il Luke, è un dolce dell'Alcida, è un dolce, un gelato dell'Alcida, ed è nato perché io da bambino gustavo il Lemonissimo, è praticamente un gelato che ha lo stecco al legno, con il fatto di legno, un legno chiaro. Appunto mi venne in mente, invece di mettere il legno, di mettere la liquirizia, e quindi nacque questo Luke, e poi il liquido che è stato dato all'altra azienda. Come le venne in mente? È perché a me piace la liquirizia, se mi è piaciuta, e dopo in Calabria a Praia a Mare si produce la liquirizia, molto molto si produce nel territorio calabrese, e quindi nacque il mio contributo, è stato questo. Un altro forte contributo, però i miei nonni non c'erano, nelle cioccolate da frigo, quindi Kinder Pinguì, Kinder Fetta al Latte, e sono un'azienda molto molto ben presente, innovativa, e quindi dà molte soddisfazioni, sono molto contento. Io saluto tutti i miei amici di YouTube, mando un salutone al prossimo video, bacio a tutti. Fatto?